Salve a tutte ragazze! Oggi in questo tutorial, in collaborazione con Data Rose come sempre, vi illustrerò come fare questa ciambellina Tuxedo Sam. Per questo progetto ci servirà pasta polimerica in vari colori, un pennello, uno spazzolino, dei gessetti colorati, delle sfumature che più preferite, ball tool e attrezzi vari per lavorare il fimo, lucido per il fimo, fimo liquid, un cutter o un taglierino a vostro piacimento e dei chiodini a vite. Partiamo formando una piccola pallina del nostro color biscotto. In questo caso io ho utilizzato il colore della Fimo color Zara. Una volta creata la vostra pallina, schiacciamola leggermente, arrotondandola un pochino ai lati. In questo modo, lasciandola sempre un po' abbombata. Ora iniziamo a texturizzarla utilizzando il nostro spazzolino. Una volta completato questo passaggio, prendiamo i nostri gessetti e iniziamo a sfumare tutta la superficie della ciambellina. Ora che la nostra ciambellina è sfumata per bene, procediamo a creare la glassa. Per ottenere questo colore, ho mescolato del semplicissimo fimo translucent con del blu, ma volendo potete utilizzare anche del fimo, il colore pastello, quello celeste. Ora che abbiamo ottenuto il colore che vogliamo, ci basterà appoggiarlo sopra la nostra ciambella, schiacciandolo ai lati e andandolo a far aderire bene. Il risultato ottenuto dovrebbe essere molto simile a questo. Se ai lati ci sono delle piccole imperfezioni, non vi preoccupate, perché aiuteranno soltanto a dare una, diciamo, un effetto più realistico alla vostra ciambella. A questo punto prendete il ball tool dalla pallina grande e fate all'interno della vostra ciambella un foro proprio al centro. Con questo movimento riuscirete ad allargare di più il buchino della ciambella. Dopo averla un po' lavorata dovreste ottenere una cosa molto simile a questa. Adesso andiamo ad aggiungere i nostri dettagli per creare il nostro Tuxedo Sam. Per il petto prendete una piccola pallina di fimo traslucido bianco e andate a lavorarlo fino ad ottenere un piccolo ovale schiacciato. Una volta ottenuto una cosa simile, andiamo a tagliare gli eccessi e posizioniamo il nostro pezzettino partendo dal centro della ciambellina, in modo proprio da creare il petto del nostro pinguino. Otteniamo quindi una cosa molto simile a questa. Ora andiamo ad aggiungere il becco del nostro pinguino utilizzando il fimo arancione. Per il becco stendete un piccolo pezzo di fimo arancione e ritagliaterne un piccolo triangolo che andrà poi a costituire il becco del nostro pinguino. Una cosa simile a questa. Posizioniamo il nostro piccolo becco vicino al centro della ciambella, sopra la pettorina. A questo punto andiamo ad aggiungere gli occhi del nostro pinguino utilizzando il fimo nero. Per gli occhi creiamo due piccole palline di fimo nero che andremo poi ad aggiungere alla nostra base. Una volta posizionati gli occhi, ecco a voi la nostra piccola ciambellina a pinguino. Adesso, utilizzando del fimo liquid, andiamo ad applicare il chiodino in modo da fissarlo. La nostra ciambellina Tuxedo Sam è completata. Io spero vivamente che il tutorial vi sia piaciuto e ci vediamo la prossima volta. Un bacione, ciao ciao!
Per dare un tocco più personale al vostro tuxedo Sam, create una mezza sfera di filo bianco, create poi una striscia di filo bianco e arrotolatela intorno alla base della sfera, in questo modo. Il risultato dovrebbe essere molto simile a questo. Adesso prendete il vostro filo rosso e fate una piccola striscia appunto sempre di. Una volta ottenuta questa piccola striscia, andiamo a rotolarla sopra i bordi del cappello. Sempre con del filo rosso andiamo a ritagliare le estremità del nastro del cappello. E adesso posizioniamolo sopra il nostro cappellino. Una volta completato questo procedimento, posizioniamo il nostro cappello sopra il nostro Tuxedo Sam. Ed ecco qua il nostro Tuxedo Sam vestito alla marinara.